Stai proprio diventando grande. Sono soltanto un bambino, 4 anni ogni giorno divento più grande. Sono Caillou e mi piace esplorare, ci sono tante cose da fare. Scopro ogni giorno cose nuove, tutto mi insegnano mamma e papà. Fanno giocare, mi arrabbio, ma poi tutto quanto mi passa. Sono Caillou e Caillou. Sono io. Vi sto aspettando, bambini, è ora. Vediamo che cosa ha fatto oggi Caillou. La storia di oggi si intitola Caillou va all'asilo. Quello era il suo primo giorno d'asilo e il piccolo Caillou si sentiva molto nervoso. Io non ci voglio andare, bambina, io voglio stare sempre con te. Oh, lo vorrei anch'io, tesoro, ma la tua mamma deve andare al lavoro. E poi qui i bambini si divertono. Ti senti? Salve, io sono Annie Martin, la maestra, e tu devi essere Caillou. Caillou si sentiva spaventato e intimidito. Ora io devo andare, caro. No, io non voglio che te ne vai, bambina, non voglio! Su, fai il bravo, Caillou. La mamma torna presto. Anche la mamma di Caillou era triste. Le dispiaceva molto lasciarlo solo. Tieni, Caillou, bevi un po' di succo di mela. Vuoi venire a conoscere i tuoi amichetti? Va bene, li conoscerai più tardi, eh? Caillou! Vogliamo provare a costruire una torre alta così? Caillou si stava divertendo tanto a giocare che non si era accorto dell'arrivo dei suoi genitori. Guardate, abbiamo fatto un castello! Bambini, su, svelti, venite, ora! Caillou non ha un'aria molto felice e io non capisco perché. Come si intitola la storia di oggi? Vediamo. Caillou gioca a fare il circo. Ah! Sì! Ah, Gilbert, ho sognato di essere un domatore di tigri. Io e il papà andiamo al circo oggi. Me l'ha promesso. Stamattina mi vestirò tutto da solo e papà...
papà ne sarà molto contento. Ops. Oh no, mi sono dimenticato di lavarmi i denti. Guarda, hai visto? Mi sono vestito tutto da solo, papà. Sì, certo, lo vedo. Hai fatto davvero un ottimo lavoro. Come mai già in piedi? Non voglio arrivare al circo in ritardo, papà. Al circo? Oh no, Caillou, non dobbiamo andarci oggi. Il circo arriva domani. No, no, arriverà oggi. Mi ero anche vestita da solo. Il circo deve arrivare oggi. Vieni, Caillou, aiutami a preparare la colazione. No. Caillou era davvero arrabbiato perché quel giorno non sarebbe andato al circo. Caillou, smettila di fare i capricci. Hai svegliato tua sorella. Ora vieni di sotto immediatamente, va bene? Anche il papà di Caillou si stava un po' arrabbiando. Perché non posso andare al circo? Io voglio andare al circo! Voglio andare al circo! Preparo il pane tostato. Possiamo tagliarlo a forma di papera come fa la nonna. No! Io non voglio fare la papera! Piccoli. Beh, allora... Aspetta, mi è venuta una bella idea. Possiamo tagliarlo a forma di animali come quelli del circo, no? No, un momento. Prima dobbiamo fare un'altra cosa. Sai qual è la prima cosa che fanno in un vero circo? Vediamo se lo indovini, eh? Fammi pensare... È la parata, vero? Giusto, indovinato! Le uova le prendo io! Se volevi le uova strapazzate, bastava dirlo. Non è stata colpa mia. Sì, lo so, Caillou. Non è stata colpa di nessuno. È stato soltanto un incidente. Oh. Papà, il pane tostato! Scotta, 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 oddio! Scotta! Se dovresti lavorare nel circo, papà, sei un bravissimo giocolieri. E Rosie può fare il pagliaccio. Che succede qui? Stiamo facendo il circo! Vuoi fare la parata con noi, mamma? Oh, sì! E tu sarai la signora che doma i cavalli. No, non credo proprio, caro. Preferisco essere la signora che ritorna a letto. Pronti, bambini? È ora. Quello che vi racconterò accadde quando Caillou aveva solo 3 anni. La storia di oggi si intitola Caillou ha paura del buio. Buonanotte, Caillou. Dormi e fai sogni d'oro. Dormi bene, non avere paura del buio. Va bene. Solo i bimbi piccoli hanno paura del buio. Ci sono i mostri, mamma! Fatto! Sono spariti, tesoro. Erano solo delle ombre. Ma qui c'era anche un enorme mostro grattoso! Io non vedo nessun mostro grattoso. Sì, c'era invece, mamma, te lo giuro! Ho sentito che grattava forte forte! Ma sei sicuro di aver sentito qualcosa? Però non devi aver paura dei mostri, e sai perché? Perché i mostri non esistono davvero, esistono solo per finta. Buonanotte, cara. Non ho paura dei mostri, non ho paura dei mostri. Calma, non è niente, Caillou. È solo il tuo serpente di gomma. Sì, ma c'era un brutto mostro volante e anche un mostro grattoso. Io li ho sentiti, lo giuro. Probabilmente hai immaginato di aver sentito qualcosa, Caillou. Io non vedo niente qui. Ma il mostro grattoso c'era, faceva... Però
Prova ad ascoltare un po' il carillon. Questa bella musica ti aiuterà a dormire. Buonanotte, Caillou. Quel ramo sbatte sulla finestra a causa del vento. Era lui che faceva quel rumore strano. Visto, tesoro? È stata la tua immaginazione a creare questi mostri. Il mostro grattoso era il ramo dell'albero. Guardate! Il mostro grattoso esiste davvero! No, non era un mostro. Era quel monello di Gilbert. Sì, era il gatto. Ora potrai dormire tranquillo, tesoro mio. E il tuo orsetto ti terrà compagnia. Sentire qualche altro rumore spaventoso. Oh, vedrai che grazie all'aiuto del tuo orsetto non sentirai più nessun rumore, tesoro. Buonanotte, Caillou. Che cosa succede, bambini? I nostri amici non si sono ancora fatti vedere. E allora, mentre aspettate, io vi leggerò una storia. Vediamo che cosa ha fatto oggi Caillou. La storia di oggi si intitola Gli amici di Caillou. Quel giorno si sentiva davvero tanto triste. Ma cos'hai oggi, Caillou? Non mi sembri molto contento. Sono tristissimo, non ho nessuno con cui giocare. Tu non hai degli amici? No, non ne ho nessuno. In quel momento Caillou pensava veramente di non aver nessun amico. E questo lo faceva sentire triste e sconsolato. Io sono sicura che tu hai degli amici. Oh, avanti, pensiamoci bene. C'è Clementine, la tua compagna di classe. Clementine mangia sempre le caramelle. Me ne dai? No. E va bene. Mangia sola. Caillou, quella caramella era sul pavimento, non puoi metterla in bocca. Aspetta un attimo, qui in tasca ne ho altre e sono tutte pulite. Visto? Lei è una tua amica. Ce ne sono altri? No, io non credo proprio, nonna. Su, pensaci bene. E quell'altro bambino, Leo? Leo è divertente! Da ridere tanto. Niente, mammina. Bene, dunque, tu hai già due amici, ce ne sono ancora? No. Davvero? E che ne dici di Gilbert? Non è un tuo amico? Sì. Caillou si era dimenticato di Gilbert. Ma sì, certo che Gilbert era un suo amico. Sì, Gilbert, e tu sei un mio amico. Caillou adesso era molto più felice. All'inizio pensava davvero di non avere amici. E invece ne aveva già contati tre. Sì, ora lui sapeva di avere tre amici. Caillou cominciò a pensare per trovarne degli altri. Rosie è mia sorella, nonna. Però è anche mia amica, no? Sì, certo. Caillou. Salve a tutti. Salve, signor Inkel. Anche il signor Inkel buon amico, e ho molti amici, vero nonna? Sì, è vero, caro. Guarda chi sta arrivando. Sono la mia mamma e il mio papà. Mamma, papà, voi siete amici miei. E anche Rosie, Gilbert, il signor Inkel, Clementine e Leo. Questi sono tutti i tuoi amici? Sì. Non ne hai dimenticato qualcuno? Oh, sì. E un'altra mia amica sei tu, nonna! Questo ti aiuterà a sentirti meglio. Ti leggerò una storiella. Quando Caillou aveva solo 3 anni, gli venne un forte mal d'orecchio.
E la storia di oggi si intitola Caillou visita il suo dottore. Oh, io non voglio farmi visitare dal dottore, mamma! Perché no, Caillou? Il dottore mi fa tanto male! Vedrai che starai meglio, non ti farà del male. Il dottore è tutto per te, Caillou. Su, vieni, Caillou. La dottoressa è così brava. No, non è vero, è cattiva. Se mi fa male, il mio dinosauro la morderà. Caillou. Ecco qui il mio paziente preferito. Come stai, Caillou? Allora, come va il tuo orecchio, tesoro? Gli diamo un'occhiata? No, attenta, il mio dinosauro ti morderà! Ah, e così il tuo dinosauro non è contento di vedermi. Credi che si arrabbierà se do un'occhiata al tuo orecchio? L'ultima volta che Caillou era andato dal medico, il suo orecchio gli faceva tanto, tanto male. Strumento che hai paura, tesoro? Me l'hai messo nell'orecchio, mi hai fatto male! Ti piacerebbe dargli un'occhiata, Caillou? È veramente molto interessante. Va bene! Allora? Posso guardare nel tuo orecchio adesso? Ora sta meglio, non ti farà male come l'altra volta. D'accordo! È quasi guarito. Tra un giorno o due starai benissimo, Caillou. Oh no, il tuo dinosauro non mi morderà, vero? Ah, ora ho capito. Vuoi che controlli anche il suo orecchio, è così, caro? Sì! La medicina che gli ha dato era proprio quella giusta, dottor Caillou. Stia tranquillo, dottor Caillou. Il suo dinosauro sta molto meglio ora. Quando il dottor Caillou tornò a casa, non vedeva l'ora di trovare qualcuno con il mal d'orecchio. Come sono buffe dentro le tue orecchie! Roshi, mi fai guardare dentro il tuo orecchio? Questa storia vi piacerà? Scusate, bambini. Dunque, vediamo. Che cosa avrà fatto oggi Caillou? La storia di oggi si intitola Caillou, il fratello maggiore. È successo tutto quando Caillou era un bambino molto piccolo. Aveva soltanto 2 anni e mezzo. La sorellina, mamma? Ah, molto presto, Caillou. Oggi io andrò in ospedale, sai? E la nonna resterà con te. Alcuni giorni dopo, Caillou era molto eccitato perché stava per incontrare Rosie, sua sorella, per la prima volta. Che bello! Mamma e papà sono tornati! Siamo a casa! Ah, sì, tutti e tre. Di ciao alla tua nuova sorellina, Caillou. Questa è Rosie. Caillou non era sicuro che Rosie gli piacesse. Oh, ma che amore di bambina! Cara, è assolutamente adorabile. Non è bellissima? Sì, è la mia piccola principessa. Rosie non era molto contenta. E non lo era neanche Caillou. I genitori non gli avevano dato molto retta. Non facevano altro che stare intorno a Rosie. Caillou era molto arrabbiato. Non gli piaceva più neanche il suo bel pupazzo. Ti piacerebbe tenerla in braccio, Caillou?
Caillou non sapeva decidere se Rosie gli piacesse o no. Va bene, lo farai un'altra volta. Papà dispiaceva vedere che Caillou dava i pizzicotti a Rosie. Caillou, ma perché hai fatto male a Rosie? Perché a me Rosie non piace. E perché no? Perché lei non vuole giocare con me. Ma Rosie è appena nata. Lei è troppo piccola per giocare con te ora. Non è facile essere un fratello maggiore, vero? Ma ora che tu sei un fratello maggiore, puoi proteggere Rosie, visto che lei è così piccola. Senti, ti piacerebbe aiutarmi? Io non riesco a farlo da solo. Caillou, mi passi il pannolino, per favore? Oh, no! Cosa c'è? Anche tu ti senti un po' trascurato, non è vero, Gilbert? L'hai cambiata, caro? Sì, e io l'ho anche aiutato. Ti piacerebbe tenerla, Caillou? Sì, mi piacerebbe tanto. Attento alla testa. Che cosa c'è, Caillou?